c'è la multa pure se rimane parcheggiata? Sì, non lo so. Cioè c'è la multa anche solo se l'ha acquistata la macchina. Questo non lo so, perché mi sa che se passa quello dei parcheggi ti prendi una multa, del traffico sul non è solo transitato, è anche parcheggiato. Perché un'altra volta che eravamo venuti a Bologna mi è arrivata la multa a casa, interrompere tutto, cioè è passata la voglia, non si può fare tanto, ormai è stato tanto, ormai la multa se l'hai presa, è impossibile in qualunque città d'Italia. No, è pazzesco con questi parchi. A Milano c'è la zona C. Ormai è impossibile. Ma i varchi noi siamo arrivati alle 2:30. No, che dico, alle 2. No, ma la zona c'è almeno uno. Si compra il tesserino, paga. Esatto. E sono queste cose qui che sono bestiali. Sento. Uno che deve fare delle cose più come. C'è la possibilità, noi l'avevamo sfruttata una volta, di andare vicino a una stazione, pagare sì. E allora poi col telefono... Sì, la salone è come Milano. Sì, digiti il numero sì, della sì, però c'è un numero ristretto di accessi. Bastava quello non lo so. Tessere, non avevamo problemi. No, se no è meglio prendere ma in 24 ore si può pagare, potrei sì, comprarlo anche adesso. Si può fare ancora, bisogna vedere dove la potete. E qua su questa via in fondo adesso. Adesso non so come siete arrivati nel posto. Cioè non ci hanno paracadutato, siamo proprio venuti cioè, con la macchina. È un obbligo di accesso. Cioè, dove? No, da lì perché. Ma adesso veramente se paghiamo si può fare. Signora, chiaretta a me in questo momento, è un momento difficile. Sì, si può fare questa cosa. Cioè se andiamo a pagare a trovare una lingua. Certo, secondo me sì, adesso io lo secondo me avete il centro, allora già beh, da fare. Però uno di noi lo deve fare. Però bisogna andare cioè, tu non ci vedi a me a cercare di andare una lingua. No, c'è Franceschetti che si è fatto grande queste cose, le potrebbe fare anche. Paolo. Niente, lasciamo perdere, lasciamo da io, dai. Quando parli con Francesca, prima di dire l'ora, poi la data, poi l'anno, aspettare che lui coordina queste tre cose e dopo parli. Vabbè, allora dopo parli. Dopo quando tocca a te lo dovrei essere riesco a fare questa cosa. Non mi ne frega niente, guarda, la sentire, ma come se non la sentito. Ma non ha neanche sentito niente. Quello che abbiamo detto prima. Ma sì, l'ho sentito, ma poi non è che è proprio vitale per la sopravvivenza, insomma, però... Quando fa il buddista mi fa un cazzo. Cioè, ma come non è vitale? Vabbè, non ti dico niente. Perché i buddisti non tengono presente un concetto elementare che è quello di utile e dannoso. Cioè loro con vitale hanno già risolto il problema dell'utile e il problema del dannoso. Perché in realtà utile e dannoso non sono mai vitali. Se uno sopravvive, no? Non è che... Quindi, siccome uno sopravvive, a quel punto cade l'utile e cade il dannoso e rimane solo il vitale. Poi però, nella vita ci sono le bollette, le cose, le vizi, le cose, eccetera, eccetera. Poi uno ti scrive e dice me ne vado in Germania, è vitale rimanere qui. Sì. Capito? Cioè, con questo problema è vitale, hai capito? Sembra che risolvi, ma non risolvi. Gli assegni delle vostre beffe non hanno corso. Tu devi capire una cosa. Ce l'hai presente quella cosa che... Ora inizia una dinamica che si andrà avanti, però cosa che c'è una cosa... No. Tu ce l'hai presente quella cosa che gira, che hai sulla macchina? No, non ce l'ho più. Non ce... Ma non ce l'hai più? No. Ce l'hai ancora? No. Confidati. Comunque, quando girava, non era sincero nel suo modo di girare. Perché quelle vere girano, girano e poi finiscono sempre nello stesso posto. Allora adesso vado avanti, ma abbiamo visto che la segnata sono giustamente. Giustamente, però che voglio il pacchetto. Vi faccio vedere delle altre modalità pratiche, no? Con cui attraverso i loro talenti giungevano a determinate conclusioni i personaggi in questione, alcuni almeno. Questa è una simbologia. Ah vabbè, appare così, non so se si vede. Questo è il tempio di Re Salomone, va bene. Questa è una di quelle dinamiche simboliche utilizzate per. E io penso che questo tipo di utilizzo simbolico
si aggiorni automaticamente nei secoli, nel senso che dipende molto, per quanto riguarda le proprie conclusioni, il livello in cui noi ci troviamo nell'osservarlo, il momento più che altro. Storicamente osservarlo adesso porta appresso in noi tutta una serie di occasioni altre dovute al fatto che anche la nostra scienza ha aggiunto delle specifiche, quindi noi osserviamo quel tipo di simbolo con più possibilità per dedurne altre conclusioni. Non è una cosa di Newton, per esempio, questa la disegna da lui a caso specifico, però non era una cosa solo sua, perché di questo tipo di simbologia ne hanno fatto uso sempre tutto il mondo, non solo cattolico, chiaramente, con tutta una serie di dinamiche, di aggiornamenti, chiamiamoli così. Questa è la conclusione finale di Newton. Quindi lui, dopo 30 anni che si è messo lì a studiare il libro dei re, è giunto a questo tipo di formulazione così geometrica di quello che fondamentalmente è una specie di sunto delle leggi del divino. Sunto non solo geometrico, ma anche numerico. Cioè, quelle leggi, chiaramente, come facciamo noi con la nostra scienza, hanno, come dire, una dinamica numerica con cui essere interpretate e interpretabili e utilizzabili. E in questo caso è la stessa cosa, non cambia. E dov'è l'eccezionalità? Nell'utilizzo della stessa attraverso l'osservazione che noi facciamo. Perché se l'utilizzo e l'osservazione è solamente questa, che già insomma è molto profonda, noi possiamo avere un tipo di informazioni riguardanti la bidimensionalità di questo oggetto, perché lì c'è lunghezza e larghezza, non c'è profondità. Se poi aggiungiamo la profondità, quelle cose quadrate che vedete diventano, assumono un altro tipo di informazione e quindi spostano quelli che sono i risultati in ambiti diversi, per cui non sono più quadrati ma diventano dei cubi. Quando diventano dei cubi, quello che si può ottenere come risultati, come concetti, sono un pochettino più elevati, ma si adeguano ai tempi anche. Quindi tutto quello che si può ottenere attraverso un'informazione, una visione di quel simbolo con un concetto di questo tipo riguarda anche noi adesso, ma va anche oltre. Ecco. Se si mette un cubo dentro un altro cubo, gli ebrei lo chiamavano Metatron. Se noi lo dovessimo definire adesso, lo chiamiamo ipercubo e lo applichiamo a dimensioni altre in cui il tempo ci gioca degli scherzi un po' particolari. Quindi vuol dire che la dinamica con cui si osserva questo tipo di simbologia è piuttosto evoluta, e si evolve, mettiamola così. Per darvi un'idea, siccome accennato prima Pecoraro di uno degli ultimi che si è, della modalità con cui si sono eclissati, non è la prima volta. Nel mondo di Rosa Croce ci sono dei personaggi che testimoniano questo tipo di conoscenze anche addirittura con fotografie. In questo caso qua credo di poter mettere in campo uno degli ultimi dei Rosa Croce. Che quando si parla di dimensioni, bravo! E che quando vuole testimoniare questa sua appartenenza, insomma, non è che lo nasconde. Siccome quello è un ipercubo aperto, questo mi fa immaginare che lui di per sé aveva un concetto delle realtà forse un po' più complesso del nostro. Da lì poi il suo tipo di produzione pittorica e quant'altro, no? Il suo atteggiamento, il suo comportamento. Quindi non è una cosa slegata dal percorso, anzi. Cioè, se non arrivi alla conclusione di certi percorsi, proprio. Poi soprattutto questo è un mondo del fare, non solo del pensare. Cioè, questa è tutta gente che nel fare proprio si cimenta bene. Molti di loro erano dottori, mica per niente. Cioè, è un fare serio quello, ma poi erano soprattutto anche. Ce l'hai Leda? Chi è? Leda Tonta. No, Gianfranco. Ci abbiamo internet qua. Posso? Fai Leda Tomic e Salvatore Dalì. Fai Google Chrome direttamente. Fai Leda Tomic e Salvatore Dalì. Ecco, noi
presa, adesso la me la prendo. Non l'hai salvato su questo? Quello volevo fare, no? Ma devi salvare, lo devi fare salvo con te. Vabbè, immagino. Esco. Eccola. Pronto. Vede? Sì. Non c'è niente che tocca a te. È vero. È la caratteristica di questo qua. Lei va? Viene amata da Zeus. Che si tramuta in un cigno. L'ha fatto anche Leonardo. C'è il passaggio da Leonardo solo per lei. Che si tramuta in un cigno. E poi Leda fa i figli, siccome nella stessa notte però si accoppia anche col marito. Leda? Fa due figli divini e due figli umani. Poi questi figli dei vari versioni del mito, anche quelle alessandrine cristiane, a volte vengono ridotti a due e sono Giovanni Battista e Gesù Cristo. A volte vengono raddoppiati in quattro e sono Giovanni Battista e Gesù Cristo e i due Giacomi, Giacomo Maggiore e Giacomo Minore. Poi c'è la versione pagana per cui sono Castore e Polluce e altri due gemelli che non mi ricordo. Elena e Clitennestra. Elena e Clitennestra. Poi c'è un'altra versione, però indipendentemente dai figli, qual è la verità? È che il cigno, che è la manifestazione della divinità, l'apparizione del cigno, comporta che tutto si stacchi da terra. Siccome c'è Dio che interviene, ogni cosa si sospende. Se poi fate un giochino a casa vostra, non vi dico niente io, fate l'elenco delle cose che sono sospese e provate a capire che quella lì è una specie di rebus, quella lì è una frase. È una concatenazione di concetti. Questo per dire il linguaggio della fiduciaria. Se tu ne fai un'altra, lui poi se ne fa un secondo di Cristo. Mi pare che si chiami Cristo di San Juan, se non vado errato. Prova a digitare. Nel suo libro il... Come si scrive, Giovanni? Cristo di S.Juan. Juan. Così, Juan. Nel suo libro dice che ci ha messo 12 mesi a nascere dall'alto, i gemelli. Sì, è vero. Quando sono però quelli cristiani, non quelli pagani. Non li parla di Castore e Polluce. Sa, secondo molti insomma, interpreti, Castore e Polluce sarebbero in realtà evoggiati. Non sapevo che si fosse copiata anche col marito, sì, da notte. È bello che poi in certe versioni ne nascono quattro. Infatti a noi l'originale di Leonardo non è arrivato. Sono arrivate due versioni di due allievi. E uno l'ha fatta con due e uno l'ha fatta con due. C'è il Menzi che ha fatto con due. Uno l'ha fatto con due, sì, e uno l'ha fatto con due. L'unica cosa che ci hanno di uguale è che il cigno di Leonardo è conformato in modo da essere anche quello una cosa complicata. Sì, lo vogliamo mettere? Cioè il collo e le ali, fai vedere prima che sono. Allora, il Cristo che diceva Pecoraro prima è questo qua. Capite cosa diventa il culto? Questo è il Cristo posto. Perché cubico è come lo vedete voi da qui, questo è come lo vede suo papà. Lui ha voluto disegnare la visione del Cristo vista da Dio.
è il Cristo post pubblico, no? Non è quello che si chiamava il Cristo sul mondo? Con... No, di San Juan si chiama. Ah. Infatti con questo nome la trovano. Perché San Juan da lì si è ispirato a Giovanni della Croce, che era un sacerdote cattolico, che era un mistico, questo è fatto santo, era un mistico cristiano spagnolo che ha scritto delle cose un po' particolari, andate a leggere. Lui si è ispirato. Questo invece è Renato, cioè quello che è arrivato a noi. Questo con... vai Franco, finisci, io lo faccio vedere. No, no, ho finito. Questa è la versione, con, come diceva prima, vedete, ci sono quattro S. C'è Castore, Polluce, Elena e Cristina Ernesta. Ed è, siccome la versione di Leonardo, noi l'abbiamo persa, scomparsa nel 1600, per fortuna ci sono, ebbe talmente tanta risonanza quel quadro che venne subito imitato, soprattutto dai suoi discepoli. Il Merzi fu uno di quelli che fece queste due opere. Riuscite a vederla qua? Senza sì, che sì. Lo... questo c'è il cigno bianco e questo c'è il cigno nero, ma come potete vedere sono quattro. Sì, ma la figura del cigno è sempre uguale perché Leonardo l'aveva fatta così. E la figura del cigno adesso dobbiamo farla. È la posizione naturale del corpo. Che richiama il pelicano? No. È una cosa un po' complicata perché in questa croce avevano tre uccelli che erano il simbolo. Ed erano il pelicano, il cigno e la felice. Oppure la dicitura del Rosa Croce era che il Rosa Croce vive come il pellicano, muore come il cigno e risorge come la felice. E questo è perché c'è una versione del cigno e del suo rapporto con la morte molto particolare, da cui derivano tutte le versioni musicali delle varie balletti, molto del cigno. Derivano da lì, da quel linguaggio lì. Da questa storia qui, di questo mito qui? Parzialmente sì e parzialmente no. Il cigno è la divinità della morte, il pellicano è la divinità della vita. E poi c'è la fenice, che è quello che viene dopo. E quindi in queste tre dimensioni, che sono i tre volti di Giacomo, no? Sono i tre volti di Giacomo. Tre volti? Eh sì, perché già lo vedo due volti che erano simboleggiati dal passato e dal futuro. È un volto che derivava dalla rotazione della testa. Le statue di Giove avevano un buco, si mettevano su un perno e si facevano girare. Allora un volto era il passato e uno del futuro. E poi c'era il presente, che non puoi fissare, perché quando lo fissi è già passato. E prima che lo fissi è ancora futuro. È la conoscenza del tempo, nelle dimensioni. E quel collo là. Sai perché sto sorridendo? Perché lui sa che lavoro fa, no? Vabbè, lui fa lo scultore. E ha. Domani la fa, la stata così decisa. E ha. No, no, l'ha già fatta lei del cigno. Ah. E ha fatto un'altra statua dove c'è una testa. Uomo donna che gira attorno e per quello che mi ero detto domani la facevano un ragazzino vecchio però insomma ho messo la faccia di una ragazzina e la faccia della conca dietro e l'ho fatta già su un piano all'esigenza mi serviva una colonna per tenere su una roba dopo ho scoperto che questo significato qui io a me piaceva che girava su se stesso ma le facevano ancora che giravano adesso questa ho cominciato a ritrovare quelle con buco ma quelle proprio antiche. Sì, hanno cominciato a trovarla con un buco sotto. Doveva fare da perno. E per forza, dove la fai girare? Che non è facile fare il buco nel marmo del marmo, eh. Cioè, non è una cosa semplicissima. Beh, ma lo fai un buco nel marmo. Ma i tempi. Nel 100 dopo Cristo? Ha un costruito uno che di quelle roba fare un buco in un marmo. Fa. Sono piccoli, piccole cose. Ma no, è bella l'invenzione. Quella è bella, fare un buco nel marmo. Ma questa è una cosa che risale a una civiltà, addirittura prego mai. Questo è il movimento. Che è una delle versioni di Saturno, è una delle tante versioni saturnine, risale alla civiltà laziale pre-romanica. Quindi risale ai Sabini, ai Latini, e il culto di Giano si diffonde non ai tempi di Roma, ai tempi di Numa Pompilio, che non è un re romano. Numa Pompilio è un re sabino latino. E poi i romani erano bellissimi. Mano a mano che conquistavano i popoli, gli facevano pure re. Hanno avuto il re troiano, il re
i vari Tarquini che erano etruschi. Noi abbiamo quest'idea di Roma, ma Roma era una civiltà multietnica. Quando conquistavano i popoli si mettevano gli dei nel Pantheon e magari quelli diventavano anche, non è che poi solo i barbari sono diventati imperatori, no, già da prima. Vi faccio vedere questa cosa qua, Gianfranco. E questo invece, siccome stiamo parlando di questo tipo di geometria, di cosa si può nascondere dietro, e visto che prima ha accennato a Giordano Bruno, è la modalità con cui Giordano Bruno esercita questo tipo di sapere anche. Questo è un pochettino più... Però, se volete, come dire, un aiuto, potrebbe essere questo. La vedete? O, N, oddio, l'ho perso. Allora, S. Lo vedete? È un rombo? Questa è la faccia superiore. Ma la posso fare una domanda? Per disegnare questa cosa, di cosa si è servito? Squadra compatta. Una combinazione U, R, S. Vedete l'altra faccia sotto? Rimane ancora un rombo qua. Ora il cubo che contiene tutto, lo vedete? Sì. Potete allargare questa visione a una serie di cubi uno dentro l'altro. Sì. Quindi lui sta parlando di dimensioni. Quindi ha un concetto della realtà piuttosto evoluto. Ecco, questo potrebbe essere un'idea di come loro dentro erano, fossero. Visto che insomma questa è la Calabria che l'ha salvata, se no tutta questa cosa, cioè non usciva qua. Poi qua c'è tutta una questione che si applica perché è molto più complesso. È lo sviluppo dei soliti platonici. È molto più complesso. C'è un Luca Pacioli che fa una cosa bellissima su questo, spiega bene. Sono tutti i soliti platonici. Perché nella Divina Proporzione lui dice delle cose che sono sorprendenti sui soliti platonici, che poi serviranno a tutto il mondo dell'architettura per costruire. Però Giordano Bruno aggiunge delle cose che sono altrettanto sorprendenti, perché quando lui parla di questa struttura, guardate che è una cosa estremamente complessa, parla di un qualche cosa dove fondamentalmente queste righe che vedete, che sono poi una struttura, come dire, articolata di geometrie, una dentro l'altra, i soliti platonici sono cinque, se ci capiamo, no? E parla facendo riferimento a queste linee come se fossero le linee che rappresentano la capacità emotiva degli dèi, per capirci, questa A qua è Apollo, però questa M è Marte, quindi vuol dire che su questa linea corre, come dire, quelle che sono le caratteristiche di Marte, che è un tipo ingazzoso, cioè non è una roba, per cui tutta questa roba qua fondamentalmente è una struttura emozionale che viene raccolta intorno a un'unica dicitura che lui scrive, perché lui scriveva pochissimo per quanto riguarda i sigilli, e definisce tutta questa cosa Venere o amore. Quindi lì c'è di mezzo il verde, c'è di mezzo tutto quanto, ma è un qualche cosa che definisce la stimmate creante del divino a sua volta. Di per sé questa presa messa nel mondo delle anatomie sottili orientali ha senso, perché ti fa capire che il divino, noi interagiamo di sopra, per cui tutto quello che noi manifestiamo attraverso queste dinamiche curanti orientali va a interagire qua, gli aghi noi li mettiamo qua per colpire qui, per toccare qua. Cioè Giordano Bruno queste cose qua le ha già elaborate dentro di sé e è arrivato a delle conclusioni notevoli, per cui geometrizza quelle che sono le nostre questioni emozionali. Cioè stiamo andando questo, ma mica perché io quando mi sono occupato di questi personaggi io li ho lasciati perché non ce la facevo più, non li sopportavo più, perché io non mi riesci a capire fin dove loro sono arrivati. Cioè fondamentalmente tu li abbandoni sapendo, se fai così è meglio perché se dopo ci ritorni, sapendo che non hai capito tutto, una robetta l'hai pizzicata ma non di più. Quindi ve lo dico così almeno voi vi sforzate di immaginare, no? Quanto fossero al di là della nostra comprensione i loro, come dire, percorsi, cioè erano altamente evoluti, quindi sono completamente fuori dal tempo in cui loro erano come società, come personaggi, sono fuori. Quindi questo per darvi un'idea del livello in cui attraverso certi percorsi conoscitivi si poteva arrivare, perché ai tempi di Giordano Bruno non credo che ci fosse più l'appartenenza di sangue, e Gianfra non c'era più. Quindi è una cosa che ormai si è spenta da secoli, la radix non c'è più, si scelgono certe persone. No, c'è ancora, ma nel senso... Ma non di sangue. Perché la radix non è mai stata solo di sangue, l'interpretazione di Gioacchino era che era una cosa simbolica. Dall'inizio, cioè non è che lui fa una modifica, lui in realtà fa un'interpretazione autentica
che invece si era coagulata negli anni, col fatto anche che loro erano abbastanza sottocoperta, una convinzione invece dinastica su quel passo della Bibbia. Mm-hmm. Mentre lui dice, guardate che non è così. C'è un popolo eletto nel senso diverso del termine, non nel senso dinastico. Vi posso aggiungere un'altra cosa per avere un'idea. Questi sono i soliti platoni, ci sono 5, poi al limite domani parliamo con più specifiche. Ma sotto ci sono questi 7 cerchi, li vedete? Se questa cosa la volessimo trasformare in una dinamica fisica all'interno del mondo musicale, per esempio, è sufficiente osservare i tasti di un pianoforte. Stiamo parlando dei 7 tasti che sono i toni e i 5 che sono i semitoni. Quindi vuol dire che è qualcuno che suona se stesso. Forse così è più chiaro. Secondo dinamiche che gli permetteranno poi di essere un qualche cosa di diverso. Sta suonando l'anima, si suonano, cercano proprio questa parte divina per evolversi. Quindi questo è il paragone che voi potete fare per cercare di rendere più semplice tutta sta roba qua, se no vi rendo conto. C'è un altro di paragone possibile. Diciamo. Scaricatevi da internet i progetti della Torre Eiffel. Ha fatto delle scoperte interessanti. Neanche lui l'ha mai fatto, ma il giorno che lo fa si diverte. Si fa quattro risate. Riferito ai soliti platonici? Sono su internet, progetti della Torre Eiffel. No, no, ma è riferito ai soliti platonici. Poi guarderai. Ma ci guardate dentro, quindi. Ecco, Eiffel era un massone. Sì? Era un massone o un rosso? Ma è vero che viene attaccato. Quando lui costruisce la Torre Eiffel, che viene inaugurata nel 1987, per poi essere l'oggetto dell'esposizione universale del 1900, lui viene molto attaccato, lo attaccano Guido Passani, lo attaccano i tromboni della letteratura e dell'arte consolidata francese, perché non capiscono, si riapre la guerra contro questa avanguardia, l'ultima avanguardia dei Rosa Croce. Contemporaneamente a Parigi nell'esposizione universale ci sono Satie con le sue musiche, c'è Eiffel, c'è René Schatt con i balletti, c'è Picasso, c'è ci sono i famosi quattro di spagnoli, il chitarrista Segovia, Buñuel, lo stilista Balenciaga, ci sono le persone che hanno cambiato l'estetica del secolo e questi vengono tutti attaccati, si costituisce una specie di organizzazione loro per difendersi che si chiama I Nove di Parigi, capeggiata da Picasso, proprio per difendersi da questi attacchi. Perché venivano attaccati, no? Gli avevano chiesto che la Torre Eiffel venisse demolita, non venisse costruita, una specie di referendum popolare dove non doveva essere costruita perché era la cosa più brutta che fosse stata mai inventata, perché così per popolare. C'è sugli allori. Se vi posso, visto che mi ha parlato prima di Tegato, no? se posso aggiungere, no? Così dopo passo la parola a Paolo. E c'è un qualche cosa che per esempio si faceva a livello emotivo, no? E spirituale per supplire alla non presenza dei soliti platonici lì dove vedete la mancanza dei semitoni. Vedete i semitoni neri? Sono 5. Anche quell'intervallo andrebbe spiegato. Sono 3 da una parte e 2 dall'altra, ma persistono su 4 note all'inizio. Partendo da qua. Do, re, mi, fa. Poi c'è un salto che è vuoto. E poi ci sono altre 3 note. Quello è, come dire, un intervallo estremamente importante nel mondo iniziale. Ma ci sono 2 momenti in cui i semitoni non ci sono. Riuscite a notarli? Ecco, quei 2 momenti là erano in qualche modo utilizzati, venivano in qualche modo riempiti attraverso dinamiche spirituali per chi faceva questo percorso, che prevedevano, che ne so, l'esercizio continuo del salmodiare, per esempio. Cioè, recitare i salmi durante il giorno, continuamente, era fondamentale per fare quei salti di ottava. I salmi che recitavano erano 150.
ma erano suddivisi in tre gruppi da 50. Quindi vuol dire mettere sull'ottava giornaliera 50 salmi, cioè il 5 su 7, capite adesso? Quindi suonare tutti i giorni quella cosa là. Poi dietro c'è tutta una questione energetica particolare. Però si aggiungeva in quel luogo dove non ci sono i semitoni qualche cosa che riguardava appunto la possibilità di portare a noi delle informazioni attraverso un atteggiamento che veniva, oppure una speculazione, un tipo di vita che veniva promozionato proprio da quelle virtù particolari di cui abbiamo parlato prima. E anche questa è una cosa molto bella e affascinante, no? E se è vero che i simboli, i sigilli di Giordano Bruno, tutto fa da specchio al nostro mondo interiore, che a noi stesso, a noi stessi è misterioso e ignoto, no? E c'è tanta bellezza in quello, perché se io guardo, mentre guardavo quei simboli c'era una cosa dentro che è inspiegabile, che si muoveva, no? Perché c'è una specie di, sembrerebbe meglio, diciamo il condizionale, sembrerebbe esserci una specie di boicottaggio della fratellanza dei Rosa Croce, di quello che volevano dire attraverso i simboli, che dicevano guarda tu sei questo. Questi che sembrano boicottare questa cosa non potrebbero succedere, allora, anche adesso. Adesso questa cosa non è più così. Non è più così. Ne stiamo parlando adesso, se vuole andiamo ancora più a fondo. Allora sì, li facevano fuori. Cioè quello che ottiene quella donna 1000 anni fa, perché giustamente ancora le donne adesso si lamentano, no, per quella situazione, è un risultato enorme. Perché questa donna qua improvvisamente da suora di clausura diventa una badessa benedettina, rispettatissima da tutti gli ordini gerarchici esistenti in quel momento, re, principesse, abba, tutti quanti fanno riferimento a lei per fare delle scelte, per farsi spiegare delle cose, cioè diventa la persona da interpellare per, ed era una donna. Allora le donne, per poter parlare con gli uomini nel mondo della clausura, dovevano chiedere permesso a un altro uomo per rivolgere la parola all'uomo, cioè all'abate. Cioè, tanto perché, no? Quindi lei diventa una cosa incredibile che gli permette di uscire da quel mondo e fare la relatrice, no? Pro tempore per il mondo cristiano in modo eccezionale, veicolando poi una serie di risultati che per loro sono importanti, il mondo cattolico sempre. Però lei fa un qualche cosa attraverso delle modalità molto precise che adesso noi possiamo in qualche modo esaminare, non ci frega nessuno in questo momento che ci possa fermare in questo senso. Cioè la sua capacità evolutiva è tale per cui si sintonizza la sua vita su questa struttura. La sua vita è tale per cui ciò che scrive aspetta, scrivono in momenti ben precisi. Se io vi dovessi formalizzare i momenti in cui lei costruisce le sue abbazie, ne fa due, le costruisce lei, questo già fa pensare, dovrebbe far capire, una donna che la costruisce, cioè chiama uno e dice tu mi devi fare la cosa così 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 come ti dico io, vuol dire che quella di massoneria se ne intende, è brava, sa costruire, non è una roba a chiacchiere, ma non è brava solo in quello, sa curare, sa... quindi è qui, non è lassù, ma stando lassù ritorna qui meglio, molto meglio degli altri, ma soprattutto lei sintonizza la sua vita su quella struttura e su quella struttura energetica, lei sceglie di fare le sue cose, perché su quella base non ha più vincoli temporali. Cioè quando scrive dei libri, quando scriverà i suoi libri, sono tutti libri che si vanno a inserire in quel momento in cui non ci sono i semitoni. Se io ve lo posiziono qua in questo gioco, chiamiamolo così, io vi posso dire lì sopra quando lei ha scritto, quando lei ha costruito le basiliche, quando lei ha smesso, ha detto adesso non scrivo più, ma soprattutto quando lei dice io il prossimo anno muoio. Cioè e sintonizza questa sua vita su quell'altro simbolo che è l'oca, perché fondamentalmente quello lì è il simbolo femminile del cigno, ma che nel mondo, come dire, cristiano, ma anche quello ebraico, rappresenta una capacità che noi possiamo porre in essere attraverso determinati percorsi di, tra virgolette, creare una specie di download dal divino a noi, per capire, per sentire, per riuscire a cambiarci. E sono dei momenti in cui c'è l'oca, ma sono numericamente suddivisibili. Cioè, lei sa come vivere la sua vita in anticipo, e per noi è una roba che non esiste.
Cioè, se noi sapessimo affrontare in anticipo quelle che poi saranno il divenire, le crisi, oppure il successo, è una roba potente. Quindi lei struttura la sua vita su quella capacità energetica. Lei sa come vivere, come strutturare il periodo in cui lei sarà qui. E in questa dinamica si può presupporre che il suo essere qui è da lei visto come un momento in cui è in un luogo dove c'è un certo tipo di frequenza, e la morte è intesa da lei non come una fine di questo suonare, ma come un modo con cui andare in un altro luogo dove si suona in modo diverso, non so se mi spiego, se stessi. Per cui io, ad un certo punto, io a me è bastato guardare lì per capire i momenti in cui lei scriveva. Io, se su di lì, perché poi sono molto bravi, come diceva prima, no? Steganomachia è una roba importante, perché tu capisci come loro riescono a dissimulare comunque dando informazioni. E lei fa quella cosa, lei scrive. La mancanza della comprensione del loro linguaggio ci fa pensare che loro siano in qualche modo fuori da questo mondo. Loro raccontano tutto, il rosone è in faccia a tutti, non è una roba nascosta. Ha 5 metri e mezzo di diametro, sta a 25 metri di altezza, è una roba enorme, cioè non è nascosta, ma presuppone che tu in quel momento abbia la possibilità di leggere per X motivi, va bene, non prendi motivi. E questa è la stessa cosa. Quindi l'acquisizione di questo linguaggio a noi adesso ci permette di capire cosa loro dicono, indipendentemente da tutte quelle che sono le formule vessanti o di complottismo che noi possiamo immaginare. Non esistono. Quando entri in quelle dinamiche, non esistono. Sei completamente libero di esercitare le tue facoltà, nessuno ti sta fermando. Adesso qualcuno ci sta dicendo di non leggere, è la mancanza del linguaggio che non ci permette di leggere, ma tu quando l'acquisisci, e quindi per analogia, tu porti a casa, diciamo, una potenzialità riguardante poi la storicità degli eventi umani, che è enorme, perché quello che leggi in quegli eventi è qualcosa che non leggi nei libri normali di testo, non so se mi spieghi. Quindi la questione dell'ipotizzare che questi signori fossero esistiti, che avessero avuto, comincia un pochettino a sgretolarsi, perché questi signori che sono esistiti attraverso le opere, non il parlare che faccio io, attraverso il fare, hanno lasciato un modo con cui noi possiamo adesso interpretare quel fare e capire che fondamentalmente quel fare non apparteneva a quell'epoca. Cioè non è una roba di quella cosa là. Il bello rinascimentale, perché poi tra l'altro noi di rinascimenti ne abbiamo fatti tanti in Italia, no? Siamo sempre lì, no, non è quello, solo quello. Vitruvio è rinascimento in pieno, per dire. Ma il bello di quei periodi è un loro bello. Cioè il bello di tutte le civiltà che poi vedete è un loro bello. Se non ci sarebbe. E se appena appena ti avvicini gli sfiori, ti accorgi della quantità di bellezza che loro hanno lasciato, ma l'hanno fatta, l'hanno portata qui, prendendo anche, come dire, delle decisioni ben chiare. Il loro riunirsi, per quanto fosse piuttosto leggero, chiamiamolo così, poi comportava delle decisioni che ricadevano a livello sociale, a tutti i livelli, in tutti gli ambiti. Per cui improvvisamente, chissà com'è, comincia a nascere un presupposto umano che ci darà a noi quella che sarà la tecnica, sì, la scienza. Ma si decide quella cosa là, e si decide attraverso una simbologia che è già presente da millenni, si interpreta in modo diverso. Se no non accompagnavano loro, che erano sempre vicini ai grandi, ai potenti, che di per sé è un pericolo perché non è un vantaggio, e era un qualche cosa di voluto, perché almeno così potevano, no, inserire nella mente di queste persone delle forme decisionali che potevano essere utili per ricaduta, probabilmente, al popolo. Ci sono degli esempi non tanto rari, però eclatanti, no? Come Rodolfo II, la corte di Praga, che dice, in cui Leonardo. Sì, Leonardo qua, con il Moro, cioè tutta gente con il re di Francia che influenza profondamente. Francesco I è una roba che diventa così grazie a lui. Sì. Cioè in quel momento in Francia, cioè quando Francesco I porta via dall'Italia Leonardo, non porta in Francia solo Leonardo, porta in Francia alcuni personaggi che insegnano ai francesi, che non sapevano fare neanche le scale in quel momento là e neanche fare gli orti, portano via persino un orticoltore dall'Italia. Quella cosa si sviluppa talmente tanto in Francia che poi diventerà per i francesi un modo unico con creare giardini, versagli, via dicendo, che noi nel frattempo perderemo. Cioè sono dinamiche che sono messe in moto da questi personaggi, se no è quello che ci ha resi grandi, del zio. Michele, potremmo approfondire
che cos'è la legge dell'ottava, come funziona, perché le pause sono lì in queste proporzioni, cosa vuol dire a livello interiore? Ste, domani. Io sono 6 mesi che ci sto chiedendo, ancora non ho capito, e adesso mi sto ristudiando i suoi libri. Quando l'ho capito, te la spiego io. Ma perché lui è criptico. Facciamo così, questo è un livello fisico, lo accenniamo, se no non è giusto, cioè Paolo deve parlare, poi io devo andarmi a fare, vediamo se riesco a fare qualcosa, no? Pensiero. Questo è fisicamente, prendiamo come paragone la modalità musicale per spiegare l'ottavo, punto. Detto questo, prendiamo le note per entrare in questa spiegazione. Altro punto, questo è il livello vibrante, spiegato, esistente scientificamente tra una nota e l'altra delle sette note, ok? Quindi lì sopra spiegano già il rapporto di intensità delle differenti note e della loro frequenza di vibrazione, si stabilirà come segue e si stabilisce, ok? Questa è la distanza tra il Do e il Re, quei nove ottavi, si suddivide l'unisono e si ottiene quel tipo di frequenza. Detto questo, non è spiegato, sotto voi potete vedere le frequenze esistenti fra le note che cambiano da una nota all'altra, io mi riferisco a queste sono le vibrazioni, ok? Tra il Do e il Re c'è un aumento, mettiamola così, 1,125, poi tra il Do, tra il Re e il Mi, lo vedete, si stabilizza in un certo modo e poi aumenta con il Fa, 1,3, questo vi sto dicendo, per farla semplice, man mano che aumentano le note sembra che le frequenze aumentino, no? C'è un qualche cosa che comunque si va a concretizzare fra le prime tre note e la quarta nota, tra il Mi e il Fa, e di nuovo tra il Si e il Do successivo, cioè l'ottava successiva. Questa concretizzazione di tipo vibrante, chiamiamola così, si può riassumere con questa frequenza, lo vedete, 1,6. Quelli sono i luoghi dove non ci sono i semitoni. Dove non ci sono i semitoni, per quanto riguarda il vibrare del suono nelle varie note, c'è una flessione, ok? Quindi vuol dire che nella fisica dell'ottava, musicalmente parlando, ci sono due momenti ben precisi in cui questo tipo di suono si trasmette mantenendo una sua frequenza che aumenta fino a un certo punto, poi bam, scende giù e poi riprende. Quindi è la velocità di aumento. Esatto, cambia, ma è nella fisica dell'ottava, se la osserviamo nel mondo musicale. Adesso questa la estrapoliamo dal mondo musicale e facciamo un esempio ipotetico nella nostra vita. Se questa cosa siamo noi come ottava, vuol dire che probabilmente tutto ciò può avvenire nella nostra vita in un momento particolare, per cui dico, vabbè, io voglio aprire questa attività. Facciamo un esempio. Dopo 3 anni io comincio a non crederci più in questa attività. Ho una flessione. Per cui ci deve essere qualcuno che ti si mette vicino e dice guarda, dammi fiducia, che vedrai che sta roba porta bene, tutta una serie di cose. E lì qualcuno subentra nel momento in cui tu, come ottava, non ci credi più. Capito? Cosa succede? Questa stessa dinamica, che era conosciutissima e contemplata in un momento spirituale come poteva essere il percorso religioso, veniva in qualche modo attutita, attraverso l'esercizio giornaliero di un qualche cosa che si chiamava anche la preghiera o il salmodiare o il cantare, in modo tale che i momenti difficili in cui dicevo io devo stare qua, donna non è vero, cioè capito, cavolo, no? Cioè, ma come cavolo devo fare? Qualcosa ti aiutasse a stare ad un livello un pochettino, capito? Cioè, te l'ho fatta proprio da bar, così allucinante. E queste dinamiche che per noi sembrano così, tra virgolette, scientifiche, sono dentro di noi e sono dell'ottava. Che è una cosa che non è che la trovi solamente nel suono, nella musica, cioè nel suono, nella luce, ma la puoi riscontrare nella chimica, nei metalli, nel gas, cioè la struttura d'ottavo, l'ottetto dei gas è quella roba, non cambia, cioè è questa struttura che è presente a tutti i livelli, è presente anche dentro di noi, per cui noi siamo più portati a dire nella fisica, ma quella roba è dentro di noi, quindi se vuoi fare il contraltare di quella roba in India sono i chakra di questa struttura qua. Ma se li porti qua sono le virtù. E anche lì bisogna fare un distinguo, perché poi i Rosa Croce sapevano benissimo cos'erano le virtù e come si strutturavano e come si suddividevano. Perché sono 4 in un modo e 3 che sono molto più potenti di un altro. C'è un salto lì di ottava, quel 4 volte 3. 4, 3, in mezzo ci sta un semitono, se tu lo passi, accedi alle altre virtù che non erano più quelle cardinali.
ma erano quelle teologali, però te li dava il divino. Quindi tu ormai ti stai muovendo in ambiti che presuppongono non solo questa realtà, ma altre realtà. Esempio di Hildegarda, lei quando parlava con questa luce bianca, che per lei era divina, poi non è che parlava, mamma, 30 anni si sono detti di tutto, cioè io boh, non lo so, una parola dal Dio, stanotto, no, quella per 30 anni ci ha parlato, però lei diceva in modo esplicito che quando parlava con questa luce bianca, lei parlava in un luogo dove non c'era né altezza, né lunghezza, né profondità, e già ti toglie lo spazio, e in più diceva che quando finiva di parlare, perché loro le cose le dicono, non è che le nascondono, si sentiva una bambina, e poi aveva 75 anni quando stava parlando di quella roba. Quindi sta dicendo che lo spazio e il tempo, quando lei si occupa attraverso queste virtù di ciò che ama, questo è il fondamento, non ci sono più. Però sta facendo una suddivisione tra quelle cardinali e quelle teologali, per cui presuppone il fatto che queste cose, non dico che le sappia in questo modo, ma le anticipi, in qualche modo le conosca. Posso fare un'osservazione? Sembrerebbe che della tua descrizione il De Garda parlava con questa luce proprio nell'ottava. Cioè, prima avevi detto che durante l'ottava, no, se rapportiamo questo al nostro mondo interiore, recitiamo, preghiamo, ci buttiamo in attività, ed è come se è una maniera, diciamo, coattiva per evitare di cadere in... di cadere nel vuoto, diciamo così, chiamiamolo così in termini buddisti, ma nei termini della Hildegarda, nella luce divina. E quindi sembrerebbe che facciamo di tutto nella nostra vita quotidiana per evitare di contattare questa tavola. Sembrerebbe di sì, direi di sì, perché tanti percorsi a noi avulsi, che noi non contempliamo, esistono tuttora. Cioè, per me l'occuparmi del simbolo è questa cosa. No, ma non è che attraverso questa dinamica tu fai a meno di avere crisi, fai a meno, non è che così diventi infallibile. Però quello che io mi accorgo girandomi, no, nel frattempo, guardando il passato, cioè l'arco di tempo che ho coperto occupandomi di questo mondo, è che fondamentalmente, nonostante le crisi, i problemi, io sono stato sempre fermo nell'occuparmi. Cioè la fortezza, no, che fa parte delle virtù, io non me la sono mai vista dentro, ma esiste. La volontà in questo senso esiste, cioè questa ricerca del divino, che fondamentalmente è questo, ti dà quelle qualità, se tu in qualche modo sei in questo, sei versato. Rimani nell'ottava. Rimani lì. Poi questo ognuno di noi lo sintetizza, lo vede, ma per me è il libro, per dire e fare queste cose. Però se vedo il Michele di prima, Michele di adesso, non mi sembra proprio, cioè se entrasse mio padre adesso mi direbbe, ma che sta a fare? Guarda che ho aperto, devi dare una mano, lui aveva una pizzeria. Che non perde tempo, dobbiamo fare in basta, cioè una roba così, è un altro mondo. Quindi io senza accorgermene, poi dopo questa cosa diventa palese, comincia a diventare un po' più chiara, no, come meccanismo, è un qualche cosa che ti cambia, ha voglia di che non è vero. Io parto dall'inizio dell'anno, il buon pecoraro sa quanto sono testardo, perché tante volte questa testardaggine non mi fa vedere delle possibilità, me ne fa vedere altre, ma certe, no, non le vedo. Però con quella io sono talmente fermo che so che durante l'anno e durante gli anni e negli anni a venire, io facendo questo faccio realmente quello che a me piace, che mi fa sentire soddisfatto, almeno in questo campo. Non dico che poi così noi ci tuteliamo da tutti gli altri campi, no, però sinceramente da quello che mi dicono gli altri forse qualche miglioramento l'abbiamo fatto. Complimenti per la passione. Sì. Paolo Franceschetti dov'è? Assente? Sì, sta meditando. Si sono ritirati le Rosa Croce dall'85, che si sono... Sembrerebbe di sì. Vedendo il gioco dell'oca, è perché sono in una fase già cosci di un passaggio, come, quindi c'è bisogno di... Loro sono, secondo me, sono piuttosto bravini in questi passaggi. Ma facciamo una piccola pausa o parlo subito? Una piccola pausa. Un attimo, pausa. Ok, sì. Dalle tre che fai pausa.